Ciao a tutti, sono Filippo Sala e oggi è un giorno speciale. Voi direte, perché è un giorno speciale? È un mercoledì normale come tutti gli altri. In realtà è il mercoledì 20 luglio. Oggi è un giorno speciale perché? Perché da oggi si concluderà lo sviluppo del telaio Tony Kart che abbiamo svolto per 5 mesi e si ritornerà come prima col Kart Republic. Cosa abbiamo fatto in questi 5 mesi? Abbiamo vinto 2 gare, la gara di Jesolo della Yame Series e il Trofeo Safeguarda. Abbiamo fatto numerose pole, e sempre a Jesolo, al Trofeo Safeguarda e in altre gare. Abbiamo vinto la manche della WSK, però è successo l'inaspettato. È successo che Dino Chiesa, 2 giorni fa ci ha chiamati, a dirci che desiderava che tornassimo con il Kart Republic. Noi ovviamente non potevamo dire di no. E perché io non potevo dire di no? Innanzitutto una grande stima per lui, avendo portato in Formula 1 tantissimi piloti come Hamilton, Rosberg, Ocon, eccetera. Ha uno dei migliori team di tutti, uno dei migliori telai per finire l'anno e quindi abbiamo detto questa scelta non ce la facciamo scappare, andiamo con lui. E ovviamente siamo tornati con lui perché avendo fatto 3 anni con i suoi telai, io so bene come vanno i suoi telai e secondo me sono i migliori in questo momento e come ho detto prima, secondo me è il meglio per finire l'anno. Domani si ritornerà al campionato italiano di Castelletto di Branduzzo con il Kart Republic. E questa volta voglio andare là per vincere, perché tornare con il telaio migliore che abbia usato e andare là per fare un podio non è quello che voglio, e voglio andare là per vincere la gara e dimostrare le mie capacità. Ciao a tutti e abbiamo appena terminato le prove di giovedì del campionato italiano ACI. È stato il mio primo giorno a riprovare questo fantastico telaio, il KPR, e è stato molto bello riprovarlo. Ho notato che col Tony c'erano qualche limite che col Kart Republic non ci sono, tipo nei cambi di direzione col Kart Republic sono molto molto più facili. E sono molto contento di questo, abbiamo provato molti materiali e siamo riusciti a mettere a sesto un buonissimo telaio. Non ci manca niente, siamo là, ci prendiamo un decimo, lo diamo noi e così. Speriamo che anche domani il telaio sia così prestante come oggi, speriamo di dare il massimo in qualifica. Tra poco uscirà un video e su come si struttura un weekend. Cominciamo dalle prove, poi c'è pre-qualifica e qualifica, poi ci sono le manche di qualificazione o manche di eliminazione. Le manche di qualificazione funzionano in base alla posizione di effetti, danno un punteggio. Più punteggio alto hai, più è probabile che esci dalla pre-finale e poi di conseguenza dalla finale. Dipende da quale campionato, perché tipo nel campionato italiano, ACI, c'è le manche, gara 1 e gara 2. Gara 1 sarebbe tipo la finale perché dà più punteggio di gara 2. Però sono tipo, facciamo come entrambe finale, però gara 1 dà più punteggio di gara 2. Poi tipo la WSK c'è prefinale A e B e poi c'è una finale. Poi alla Yame Series c'è direttamente la finale, non c'è prefinale. Appena ci sarà il video vi consiglio di andarlo a vedere. Ciao a tutti, abbiamo finito la giornata di qualifiche e manche di eliminazione. E prima pensavo veramente come la mente può cambiarti in un giro di qualifica. Perché col Tony Kart andava solo al primo giro, invece mano a mano che andavo faceva sempre un po' più fatica. Invece col Kart Republic avevo fatto il primo giro, ho notato che non era... avevo fatto secondo me il mio miglior giro, ho detto ma adesso basta, e invece non è stato così. Mano a mano che andavo, anche preoccupandomi alle spalle della gente che mi prendeva la scia, e sono riuscita a fare un giro più forte di quello che avevo fatto all'inizio, giro tiratissimo, sciato e tutto. E quindi veramente pensavo che è veramente strana questa cosa. Non è che è strana, è che cioè quando rimani 6 mesi con una cosa fai fatica a subito a ritornare uguale a prima. E comunque ci siamo portati a casa un secondo posto di qualifica e abbiamo vinto tutte le manche tranne l'ultima con Cristian Costoia, che abbiamo fatto un secondo posto. In ogni mia manche c'era Martinese,
un pilota molto bravo italiano, e anche Hoogendoorn. Erano ogni manche con me, quindi è stato anche difficile nelle altre manche a difendermi da loro. Domani partiremo in seconda posizione in gara 1. Bisogna evitare di farsi condizionare dalle abitudini che hai avuto negli ultimi momenti e cercare di concentrarti per riavere quelle che avevi prima. Ve lo ricordate all'inizio del video che avevo detto che io andavo a Castelletto per vincere? Ecco, ci vediamo qua, che partiamo in seconda posizione in prima fila e si farà il meglio per questa gara 1. Mi sentivo molto concentrato in quel momento della partenza e partivo in seconda posizione in prima fila. Pensavo che dovevo assolutamente andare a vincere questa gara e per dimostrare cosa posso fare con tutte le cose messe a punto e con tutto quello che mi serve per vincere. Si parte per questa gara 1 e sfilo terzo, però vado all'esterno su Kamiab e riesco a passarlo dall'esterno. E in curva 2 tiro la staccata lunga e riesco ad avere la meglio su Van Langendonck e Kamiab. Kamiab mi mette il muso, ma resisto all'esterno e riesco a starli davanti. Kamiab chiude per quelli dietro e riesco a prendere qualche metrino e riuscire ad andare a prendere quelli davanti. Martinez ha passato Kamiab e si stanno aiutando per venirmi a prendere. Costoia, Pancotti e io. Poi c'è Martinez e Kamiab. E Van Langendonck sesto. In questo momento sto pensando, innanzitutto mi avevano detto di passare questo giro Pancotti e ne sto pensando quando e dove passarlo. Mi butto al secondo tornantino e per andare dietro a Costoia e tenermi dietro i tre piloti della Baby Race. Sara che si rimette in seconda posizione scavalcando Pancotti. E adesso prova lui a imbastire l'inseguimento su Costoia anche perché... Sono dietro Costoia e li tiro giù un decimo nel primo settore e Romain Kamiab segna il giro veloce. E il pilota dietro di me. Ad opera di Jacopo Martinez, mentre Roman Kamiab... Passo Costoia sul rettilineo, mi affianco e lo passo alla 90 gradi prima della curva del ristorante. Passo primo davanti al gruppetto e c'è Costoia, Pancotti, Kamiab, Martinez, Kantan e Van Langendonck. Costoia in questo ultimo settore non mi ha guadagnato tanto e riesco a tenere la distanza giusta per stare un po' più in sicurezza. Sono davanti io e Costoia e ci stiamo spingendo per scappare al gruppetto di Baby Race. Al comando con Filippo Sala che prova lui adesso a comandare la corsa. E c'è un po' di casino dietro di me e Kania passa Costoia. E mentre Martinez e Pancotti si spingono per aiutare Kamiab a venirmi a prendere. Del primo settore. Adesso si è formato dietro di me il gruppetto di Baby Race e probabilmente gli avranno detto i loro tecnici di aiutarsi tra loro per andare a fare una tripletta. C'ho dietro Kamiab, Martinez e Pancotti. Io primo. Anche vive Kantan che scavalca anche lui, Filippo Pancotti, un po' in difficoltà adesso perché viene superato anche da Dries Van Langendonck, perde tre posizioni praticamente in un solo giro. Kamiab mi sta spingendo a questo inizio del quinto giro e mi mette il muso, resisto all'esterno e ci sto. Kamiab perde velocità, Martinez passa Kamiab e io resto primo. Prendiamo un po' di distacco, qualche metrino, io e Martinez. Probabilmente Martinez mi passerà
per aiutare i suoi compagni di squadra. Con cui ci scusiamo, Kantan Van Langen, Kostoja Ivannikov e c'è anche poi Martinesi mi passa e Pancotti resta dietro, mi mette un pelino il muso e però io li entro notando che Pancotti mi sta per mettere il muso, allora le l'ho messo io a Martinese e sono andato primo io. La mischia senza problemi anche Pancotti. Il duello tra Sala e che va a stringere largo su Pancotti con Kamiab che prova a... Prendo qualche metrino e da Pancotti e Martinese. Però sicuramente si spingono, vanno, hanno un po' più di velocità e nel rettilineo mi riprendono. Chiudo la porta per evitare che Pancotti mi passi e resto primo, si forma tutto il gruppo dietro. Siamo circa 10 piloti là che se la sbattagliano per la vittoria. E io voglio rimanere davanti. Chiudo la porta a Pancotti, Kamiab vuole tentare l'incrocio ma niente da fare, rimango primo. Chiudo la porta, prendo qualche metrino da Kamiab e Martinese, Martinese fa l'incrocio a Kamiab e Pancotti e va secondo. Adesso sicuramente vorranno venirmi a prendere tutto il team Baby Race. Kamiab però fa segno, non lasciamolo andare via. Ed eccolo qua. È successo qualcosa e da quello che ho notato è che Pancotti è stato spinto lungo da un pilota della V Racing e Kantan e quindi abbiamo preso un po' di terreno io e gli unici due Baby Race dietro di me, Kamiab e Martinese. Kantan, Pancotti, Van Langen, Kostoja. Che pasticcio ragazzi, che pasticcio ragazzi. Adesso sono bandiere gialle. Per un attimo in quel settore si deve ritirare coinvolto. Adesso c'è il rettilineo per la 90 gradi, ovviamente si spingono, quindi probabilmente mi verranno a prendere. Canadese che ovviamente scivola giù in classifica. Quasi 8 i giri completati e adesso dopo la battaglia si è stagliato, mentre qua Kostoja che va... attenzione, quasi a contatto. Martinez e Kamiab mi hanno raggiunti. Van Langendonk passa Kantan per tentare di venirci a prendere negli ultimi giri. Molto attento a queste manovre lo spagnolo. Io ho un po' di distacco verso io e Martinez abbiamo preso un pelino di distacco tra noi e Kamiab. Kamiab adesso ci ha ripresi nella prima curva, dato che abbiamo leggermente chiuso la porta per evitare il sorpasso. Martinez e Kamiab si spingono. Riesco ad arrivare alla 90 gradi davanti, senza scia, senza niente, tranquillo. E ovviamente i due Baby Race, come ho detto prima, si aiuteranno in questo momento. E infatti Martinez mi mette il muso e Kamiab passa entrambi con il suo mega incrocio. Però io rimetto il muso a Kamiab e vado davanti a Kamiab e sono dietro a Martinez. Anche da Kamiab e alla fine resta almeno in seconda posizione. Inizia la parte finale di questa corsa con 9 giri completati, 3 ancora da percorrere. Guida adesso Martinese davanti a Sala e Kamiab. Martinese chiude la porta e riesco a star dietro senza l'incrocio di Kamiab. Kamiab mi vorrà passare per tentare di andare dietro la sua squadra, mette il muso ma non riesce. E riesco a star dietro a Martinese, li metto il muso a Martinese. Passiamo io e Kamiab davanti a lui. Si aggrappa all'aggressione di Filippo Sala e prende la seconda posizione. Chiudo la porta. Kamiab mi spinge lungo. Riesco a resistere all'esterno e resto primo. Kamiab in quel momento quando mi ha spinto mi ero molto preoccupato. E perché se mi avesse spinto un pelino di più e mi avesse allargato sarei andato nell'erba e le gomme si sarebbero sporcate, avrei perso vari decimi e irrecuperabili in due giri. Kamiab mi passa nonostante la mia chiusura e riesce a passarmi e vado secondo con Martinez dietro. Van Langendonk è molto veloce in questo momento e ci sta venendo a prendere insieme al suo compagno di squadra Kostoja. Attenzione, Kamiab va lungo e li riesco a mettere il muso in questo punto e mi sa che è il momento in cui mi è più servito della gara e Kamiab è andato lungo, perde varie posizioni
chiudo davanti a Martinese, e Costoia dietro, terzo Costoia, quarto Vallangendok, cambia Bepancotti e adesso inizia l'ultimo giro, io Martinese, Costoia, Vallangendok, vedremo cosa succederà in questo ultimo giro. Chiudo per evitare che Martinez mi sorpassi e riesco a stargli davanti in questa Omega e curva 2 di Castelletto di Branduzzo e mi spinge sul rettilineo, ho notato un po' che nel rettilineo ne avevo un pelino di più, quindi preferisco chiudermi, tenta l'incrocio ma va a lungo sullo sporco, riesco a fare la curva normale avendo molta più velocità di quelli dietro. Io primo, Martinese secondo, attenzione Martinese, chiude la porta, io riesco a fare una curva come se fosse il mio giro di qualifica, prendo quel metrino e passo primo all'ultima curva, va Vallangendok secondo, che operazione all'esterno e vado a vincere gara 1 del campionato italiano a C-Karting. Che beffa Costoia e Martinese che alla fine termina ai piedi del podio. Siamo già con il podio, Costoia già sul terzo posto, Vallangendok che sorride felice per quella manovra lì del secondo posto, più felice di lui solo Filippo Sala che porta a casa la vittoria. Vi devo dire una cosa un po' brutta, secondo voi, faccio una domanda, perché qua sopra al tavolo non c'è la coppa? Il motivo è perché siamo stati informati di una penalità 2 ore dopo. E il momento consiste quando avevo commentato di Kamiab al decimo giro che andasse lungo. Secondo i commissari ho spinto lungo Kamiab, ma io sono sicuro di non averlo spinto lungo e non si può andare contro la parola dei commissari, ma per fortuna ci sono degli appelli per esprimere l'opinione del pilota e di cosa è successo in quel momento, se hai delle opinioni diverse da quelle che hanno i commissari. Per ora rispetto la decisione dei commissari, però una pensatina di fare un appello e cercare di capire un po' meglio, esprimere la mia opinione, diciamo che non ce la facciamo scappare. Quindi faremo di tutto per far valere i nostri diritti. Filippo, non dimentichi qualcosa? Ciao a tutti ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video e iscrivetevi, lasciate un like e commentate se vi piace il commento gara. Ci vediamo prossima settimana alla WSK Euro Series Round 2.